ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. La Pasqua è alle porte e con essa i due fine settimana successivi del 25 aprile e 1 maggio, tradizionalmente legati alle prime uscite turistiche, soprattutto dopo i 2 anni di lockdown precedenti che in questo periodo avevano bloccato strutture e addetti al turismo. Siamo a un'occupazione di circa 40-50%, quindi poteva andare meglio, ma i gruppi ancora stanno soffrendo. Tante persone hanno ancora paura del Covid, la situazione contingente della guerra e quindi le problematicità dei rincari, dei costi energetici stanno influendo in modo notevole. Ma in questo 2022 al Covid, che non è ancora finito e che continua a frenare i grandi flussi dei gruppi, si uniscono i rincari dovuti alla guerra ed una crescente incertezza nel futuro che non fanno decollare le prenotazioni. Sui successivi weekend la situazione più o meno sarà pressoché uguale. Siamo fiduciosi, speranzosi sull'estate, anche se al momento le prenotazioni vanno molto a rilento. Speriamo che la situazione migliori e che la gente cominci a pensare alla vacanza per la prossima estate. Prenotazione a rilento rispetto agli anni scorsi, perché sicuramente si è aggiunto alle problematicità del Covid anche la situazione economica delle famiglie, perché comunque tutti stiamo affrontando questi rincari e chiaramente va a discapito delle cose un po' più, diciamo, superflue, vogliamo chiamarle così, o di bellezza, di vacanze, eccetera. Tante persone magari o accorciano la vacanza o non la fanno per nulla. Secondo Gianluca Vecchi, che conosce bene storicamente il turismo alberghiero a Porto San Giorgio e nel Fermano, dove arrivano per lo più italiani, soprattutto da Lombardia e Veneto, mentre gli Umbri fanno presenze di breve permanenza, la necessità è quella di ampliare il periodo dell'anno in cui accogliere i turisti, non limitandosi alla balneazione come attrattiva. Ma guardi, le priorità, la stagione è molto corta, per cui bisogna assolutamente investire in strutture e servizi che ci possano permettere di svolgere presenze turistiche destagionalizzando e quindi con altre forme di turismo, non legate prettamente al mare. Quindi turismo benessere, turismo legato allo sport, turismo legato alla convegnistica e alle fiere di nicchia.